Il furgone era mio, poi l'avevo venduto alla società di atletica di Trieste per metterlo a loro disposizione. Io lo usavo un paio di volte a settimana per vedermi con Liliana. Una volta ci si incontrava nel furgone, un'altra in via Pondares, oppure in via Giulia o in via Slataper. Comunque nel 2021, in meno di 5 mesi, io e Lilly ci saremmo incontrati circa una dozzina di volte. Lei aveva le chiavi della cantina, della soffitta e anche della sede di via Pondares. Le parole di Claudio Sterpin rivelano nuovi dettagli sulla sua relazione con Liliana Resinovic. Un furgone Volkswagen bianco era la base dei loro incontri. Così sostiene l'uomo, che ha aggiunto che a volte si incontravano in una soffitta di via Slataper, un seminterrato in via Giulia, e nella sede della società di atletica di cui lui era membro. Sono questi i luoghi e cose che verranno analizzati nella nuova inchiesta sull'omicidio ordinata dal giudice per le indagini preliminari di Trieste, Luigi Dainotti. Il GIP ha chiesto alla procura di verificare la compatibilità delle due chiavi trovate nell'appartamento di Liliana con la serratura del portone d'ingresso dei tre luoghi citati da Sterpin: la mansarda, la cantina e la sede della società sportiva. Liliana Resinovic è scomparsa il 14 dicembre del 2021 ed è stata trovata morta il 5 gennaio del 2022 in un bosco, nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, oggi divenuto un poliambulatorio. La procura aveva chiesto l'archiviazione del caso come un suicidio. Tuttavia, a causa di una serie di fattori che non tornano, il GIP ha deciso di accogliere le obiezioni presentate dalla famiglia della donna. L'indagine è stata quindi prorogata di altri 6 mesi, durante i quali le autorità investigatrici dovranno chiarire 25 punti. I più importanti riguardano l'analisi degli account emersi dai dispositivi di Liliana e le mail che nessuno ha mai ispezionato, l'analisi delle celle telefoniche che ricoprono l'area del bosco per verificare quali utenze hanno agganciato il luogo del ritrovamento del corpo, specialmente i soggetti già attenzionati, analisi di tutti i telefoni e gli account utilizzati dalle persone vicine a Liliana, tra cui il marito Sebastiano Visintin e l'amante Claudio Sterpin. I telefoni di entrambi sono già stati sequestrati. E infine l'analisi delle chiavi. Probabilmente verrà esaminato anche il furgone dove Liliana e Claudio avrebbero trascorso del tempo insieme. Visintin ha espresso la sua soddisfazione per la decisione del giudice di proseguire questa indagine. Tuttavia non crede agli incontri segreti tra la moglie e Sterpin. Saranno le nuove analisi sui cellulari a stabilire in modo definitivo se Claudio ha detto la verità sui suoi appuntamenti segreti con Lilly. Tra le cose da indagare nella nuova inchiesta, ci sono altri 2 elementi chiave. La procura ha chiesto di valutare la possibilità di riesumare il corpo di Resinovic per determinare la data e le modalità della morte e per spiegare i lividi sul corpo, in particolare sul viso. Sebastiano si oppone alla riesumazione dei resti della moglie e dice: «Sono passati 18 mesi da quando non c'è più Liliana. Riesumare il corpo a questo punto non so cosa possa essere trovato. La mia supplica è: lasciamo in pace Liliana, poverina, cosa è rimasto di lei?» Il giudice ha poi ordinato di analizzare il telefono del figlio di Sebastiano, Pier Giorgio Visintin, e di prelevare e confrontare il suo DNA. Anche su questo il padre è amareggiato e dice: «Mio figlio non c'entra niente con la storia di Liliana, anzi loro si vedevano pochissimo. Sapere che comunque gli venga prelevato il DNA e magari venga sospettato di qualcosa non è giusto». Il nome di Pier Giorgio Visintin è emerso durante le indagini grazie alla testimonianza di alcuni amici del padre. Gli amici raccontarono che la sera del 13 dicembre del 2021, poche ore prima della scomparsa di Resinovic, la donna e il marito litigarono davanti a loro per un costoso telefono che Sebastiano voleva regalare alla nipote, figlia di Pier Giorgio. Liliana era contraria. La mattina dopo, poco prima di scomparire senza lasciare traccia,
chiamò Sterpin, dicendo che sarebbe passata dal negozio di telefonia prima di andare da lui. Il giudice, nel documento in cui ha annunciato la prosecuzione dell'inchiesta, spiega: «Scopo dell'attività è verificare se sia possibile accertare le cause e l'epoca della morte di Liliana». D'altra parte, lo stesso pubblico ministero, nella sua richiesta di archiviazione, ha affermato che la possibilità che la morte di Liliana sia avvenuta lo stesso giorno della sua scomparsa, 14 dicembre 2021, e le circostanze insolite in cui il cadavere, ritrovato il 5 gennaio 2021, si presentasse in uno stato di conservazione tale da trarre in inganno i consulenti del PM, che hanno datato la morte di Liliana 48-60 ore prima del ritrovamento. Quando è morta Liliana? Come è morta? I movimenti di Liliana e delle persone coinvolte nel caso sono stati registrati correttamente? Il GIP ha chiesto di verificare i filmati delle telecamere che hanno catturato il passaggio di Liliana la mattina del 5 gennaio del 2022. C'è un filmato che mostra la donna che attraversa la strada sulle strisce pedonali. Secondo Sergio Resinovic, quella sagoma non appartiene a sua sorella. È importante stabilire che sia lei perché la strada che Liliana stava percorrendo porta al bosco dove è stato ritrovato il corpo. Se quella non è lei, è possibile che nel bosco sia stata portata successivamente, forse già morta. Questo renderebbe la pista dell'omicidio più convincente. Il caso è ancora irrisolto.